Bentornati su No Mamma Ammazzo. Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Film in uscita e nella rubrica DC Comics. Parliamo di The Flash, film che finalmente è uscito nelle sale con protagonista Ezra Miller. Sigla. Learn it? Did you want to fight? Is that the deal? Whoa, bro. The Flash è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e sta avendo delle recensioni molto negative, in netto contrasto con invece con le recensioni molto positive che ci sono state 15 giorni prima della prima, nella visione per i giornalisti, insomma, negli screen test. Ma perché così tanti alti e bassi? Forse perché appunto nella visione in anteprima di 15 giorni fa c'erano alcune scene non montate che hanno deluso poi chi lo ha visto nella seconda visione completa, e poi perché nella prima visione di diversi giorni fa si parlava di un film non ancora completo come CGI. A quanto pare invece questa CGI è rimasta quella, da quello che ne sto deducendo, ovvero quella CGI che pareva incompleta al pubblico è rimasta tale e quale, deludendo appunto il pubblico. Voglio fare una premessa: io in questo video non voglio assolutamente toccare l'argomento CGI perché avrebbe bisogno di un discorso a parte, ma voglio concentrarmi un pochino sulla trama, sulla sceneggiatura di conseguenza, e su quello che mi potevo aspettare da un film di Flash, su quello che ci hanno dato e, malgrado tutto, su le emozioni che mi ha generato questo film. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, uno mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che corrono veloce e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e di questa mia opinione. Allora, la grande difficoltà di questo film è che The Flash del 2023 è il primo vero e proprio lungometraggio hollywoodiano dedicato al supereroe. Nonostante il grande pubblico, per quanto lo si possa definire grande pubblico, comunque una grossa fetta di nerd magari che non legge i fumetti ma che ama questo genere di film, di media, di intrattenimento, il grande pubblico in questo senso lo conosce attraverso la serie TV della CW del 2014, se non sbaglio, o per chi è più anziano come me lo aveva già conosciuto in un'altra serie televisiva di una sola stagione del 1990. Ciò nonostante, in un lungometraggio, nel primo grande film di un supereroe di questo calibro, ci si aspetta un origin story, comunque l'origine dei suoi poteri, la nascita di questo supereroe, come questo supereroe può diventare questo supereroe, come Flash diventa Flash. Ma purtroppo, nonostante questo film dovrebbe presentarci il personaggio, risente tantissimo delle influenze di questo maledetto DC Extended Universe, questo orrendo universo condiviso di cui anche questo film fa parte, e che non solo fa parte, ma deve anche avere sulla capoccia, sulle spalle, il peso di doverlo rilanciare. Nonostante questo universo condiviso, altri personaggi che purtroppo hanno avuto la stessa sfortuna, ovvero di essere presentati in film corali prima di avere un film standalone, proprio perché la Warner Bros. Aveva tutta la fretta del mondo di fare concorrenza alla Marvel, che era partita qualche anno prima con gli Avengers, invece di presentarci singolarmente i supereroi, ce li ha buttati tutti assieme in Batman v Superman Dawn of Justice e poi successivamente in Justice League, senza che conoscessimo appunto questi personaggi, ma dando ai personaggi già i loro poteri. Fortunatamente ad Aquaman e a Wonder Woman è andata meglio, perché nonostante li avessimo già incontrati in Justice League, nei loro film standalone, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, quindi la narrazione temporale antecedente alla Justice League per Wonder Woman e il fatto che Aquaman vive in un mondo isolato dal resto del mondo per Aquaman, praticamente ci siamo riusciti a godere comunque delle origin story, dei film standalone che stanno in piedi da soli. Qui no, qui vediamo quello che paradossalmente potrebbe essere stato l'ultimo film
di una fantastica trilogia dedicata a Flash, o il quinto film, o il settimo film, o quel film che fai quando hai finito le idee e devi buttare dentro tutti i personaggi del mondo per ravvivare un po' la saga. Oltre al fatto che tocca l'argomento viaggio nel tempo, che è un argomento delicatissimo, che non avrei mai osato toccare nel primo film dedicato al personaggio. È vero, Barry Allen è in grado di viaggiare nel tempo, è un suo superpotere, ma non è il suo superpotere principale. Il potere principale di Flash è il fatto che lui corre molto veloce, che poi hanno spiegato ulteriormente dicendo che si collega a questa forza non ben identificata, questa forza naturale elementale che è la Speed Force, ed è per questo che riesce a correre a velocità impossibili fondamentalmente. E io mi aspettavo questo dal primo film, ovvero Barry che corre, Barry che sfrutta il suo potere della velocità e magari che ci spiega in maniera un pochino più dettagliata rispetto all'accenno fatto in Justice League che cos'è la Speed Force, magari poi per presentarci in altri film degli altri velocisti che sfruttano questa forza per compiere azioni malvagie, come per esempio Reverse Flash. Io avrei fatto un primo film con Flash che ha già i suoi poteri, come abbiamo visto per esempio in Spider-Man Homecoming, perché Spider-Man Homecoming anche lui è stato presentato in Civil War senza avere prima un suo film standalone, ma perché ne aveva già avute due di trasposizioni cinematografiche. Quindi una cosa del genere, un Flash che è in attività con i suoi poteri, quindi i suoi poteri li ha già ottenuti, ma che impara a essere Flash come essenza del personaggio, magari incontrando un nemico che non è per forza la sua nemesi come Reverse Flash, come l'anti-Flash, perché secondo me ha bisogno di uno spazio un po' più dedicato, magari in un secondo film, ma potrebbe affrontare, non lo so, Captain Cold, che ha dei poteri, ha una tecnologia che è opposta a Flash, quindi il ghiaccio, quindi che rallenta tutto, che lo congela, che non gli fa sfruttare la velocità, che gli fa conoscere se stesso e gli fa imparare meglio i suoi poteri, come anche Phasare, che poteva imparare in questo film invece di esserne già in grado, per poi avere magari un secondo film con Reverse Flash e un terzo film che è quello che abbiamo visto. Magari comunque toccando l'origin story della morte della madre di Barry e dell'accusa ingiusta del padre di Barry, magari con Barry che dal primo all'ultimo film cerca appunto di sciogliere questa matassa e che finalmente ci riesce alla fine del secondo, sapendo che è stato Reverse Flash, e poi nel terzo fa questa cosa che noi abbiamo visto. Ma purtroppo il regista mi viene da dire, la produzione ha voluto diversamente da questo film, forse per appunto sistemare un universo cinematografico che già stava andando male, perché in teoria questo film doveva resettare l'universo DC ancor prima dell'arrivo di James Gunn, tant'è che doveva esserci il Batman di Keaton come nuovo Batman ufficiale del DC Extended Universe. Cancellato anche quello, adesso è arrivato James Gunn e ci sarà qualcosa di totalmente nuovo dal 2025. Ma già allora, già quando hanno iniziato a girare questo film, volevano usare i poteri di Flash per resettare il pasticcio che avevano fatto finora. Perché vi ricordo che se a livello narrativo Flash è un po' lo Spider-Man, un po' il Peter Parker del gruppo DC Comics, dal punto di vista editoriale ha gli stessi poteri da Deus Ex Machina che invece ha Doctor Strange per la Marvel, ovvero il potere in qualche modo di dare un colpo di spugna alla narrazione per farla ripartire da zero. Doctor Strange lo fa con la magia e qui invece Flash lo fa con il potere di viaggiare nel tempo o nelle terre infinite. Le terre infinite, termine che sto usando, è il concetto del multiverso ideato dalla DC. E in questo film Muschietti, il regista, ci parla proprio di questo, ci parla proprio del viaggio nel tempo e delle terre infinite, che in questo film, guarda un po', sono la stessa cosa, anche se, e noi fan lo sappiamo, ed è per quello che fan ben più accaniti di me si sono arrabbiati tantissimo, non sono la stessa cosa. Le terre parallele e le linee temporali, specialmente nella DC Comics, non sono la stessa cosa. Però, io a questo film devo dare atto che a differenza di
Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Loki, WandaVision, che cazzo c'è stato ancora? Il Quantumania. Finalmente si sono presi 5 minuti per spiegare come minchia funziona il viaggio temporale e gli universi paralleli. Non è che così che funziona nel fumetto, ok? Non è così che dovrebbe funzionare nel nuovo universo narrativo di James Gunn, ok? Ma in questo singolo film la spiegazione funziona. È astrusa? È una paraculata? È una supercazzola? Sì, ma almeno l'hanno detto. Quindi, con questa strana spiegazione che quantomeno c'è, hanno spiegato che il viaggio nel tempo di Barry, che vi ricordo, ha 28 anni nel 2013 e torna indietro nel tempo per salvare sua madre quando era piccolo, ipoteticamente quando aveva 10 anni, anzi facciamo 8, cifra tonda, quindi se nel 2023 ha 28 anni, torna indietro di 20 anni quando ne ha 8, quindi dovrebbe andare indietro fino al 2003. Poi torna in avanti e qualcuno lo butta fuori da questa bolla temporale e cade, diciamo, in questo 2013 di un'altra terra. In questo 2013 alternativo. E qua viene spiegato da Michael Keaton che appunto lui è finito non in una linea temporale diversa come il Ritorno al Futuro con gli spaghetti che si divaricano, diciamo, che si biforcano, ma bensì è finito su un altro asse temporale che si interseca con alcuni eventi assoluti. Adesso questo è il termine usato dalla Marvel, però per intendersi, no? E comunque funziona. Spiega perché, nonostante Barry avrebbe dovuto cambiare le cose dal 2003 in poi, in realtà le ha cambiate persino dal 1985, quando appunto hanno girato Ritorno al Futuro e hanno scelto l'attore che poi invece nella nostra linea temporale hanno scartato, fatto vero, e hanno anche cambiato, a quanto pare, la nascita temporale di Batman, perché questo Batman nel 2013, anno in cui Flash viene catapultato fuori nel suo ritorno a casa, è molto più anziano di quanto dovrebbe essere il Batman del DC Extended Universe nel 2013. E voi direte, ma Fabio, finora non hai fatto altro che elencare cose che stridono rispetto a come dovrebbe essere il film. E allora perché ti è piaciuto? Ragazzi, io ve lo dico, a me questa cosa è piaciuta perché è finalmente in un film della DC, o meglio, scusate, in un film del DC Extended Universe della Warner Bros., c'è stata una sorta di coerenza tra l'inizio e la fine rispetto a tutti gli altri film e soprattutto non ho risentito di quella cosa che risento poche volte al cinema, perché lo sapete, io sono un commercialone e mi bevo tutto, però per esempio mi sono sorbito in Black Adam, ho sentito il peso della pellicola a un certo punto, così come nei vari Transformers, l'ultimo mi è piaciuto di più, poi magari ne parleremo in un altro video, però in alcuni momenti ho sentito ancora quel peso. E invece qua non c'è, qua mi sono divertito, non mi sono annoiato, devo dire che dietro di me c'erano persone che hanno detto mi sono annoiato, mi dispiace per loro. Questo film mi ha intrattenuto molto e la sottotrama, che poi alla fine è la trama principale, ovvero la trama del fatto che la madre di Barry venga uccisa nel passato e lui faccia di tutto, sia ossessionato dal poterla salvare perché ha il potere di salvarla, a me è piaciuta molto. Si aggancia a una narrazione molto piccola, ovvero un dettaglio minuscolo come un barattolo di pomodori, di pelati, che potrebbe far sembrare il film un film epico, un blockbusterone, ridicolo, ma in realtà è quella delicatezza, quel piccolo dettaglio che cambia la storia, che fa capire quanto Flash è anche un eroe comunque terra-terra nonostante tutto. È un eroe che cerca di riabbracciare la propria madre e in quei momenti l'attore Ezra Miller, nonostante tutto quello che sappiamo su di lui, che ci
ce lo può far rendere antipatico come persona, come attore, l'interpretazione l'ho davvero gradita. Mi ha commosso in un paio di momenti le scene con sua madre, specie quando non può far capire né al se stesso del passato né a sua madre del passato che lui non ha mai avuto queste esperienze, e queste esperienze di tutti i giorni lui le vive con grande trasporto proprio perché per lui sono una cosa che non ha mai avuto, e questa cosa è stata molto bella, è stata molto ben interpretata. Così come è stato interpretato bene anche il doppio ruolo del Barry del 2023 e del Barry del 2013, che sono personaggi molto diversi e che in un certo senso, con questo escamotage del viaggio nel tempo, ci hanno permesso di rivivere le origini, l'origin story dei poteri di Barry. E questa cosa è stata una bella mossa. Insomma, qualcuno che magari voleva vedere i poteri di Barry Allen ci ha mostrato come li ha ottenuti. Hanno anche spiegato alcune cosette del tipo perché in Justice League Barry Allen ancora non è un poliziotto della scientifica, ma ciononostante ha già preso i poteri, perché fa dei lavoretti saltuari e solo alla fine di Justice League riesce ad ottenere il posto come profiler e comunque ha già i poteri, dato che noi che conosciamo la storia sappiamo che li ha ottenuti in laboratorio. Ci hanno spiegato che quando li ha ottenuti aveva 18 anni, un po' giovane, ed era in stage allo Star Labs, o adesso non ricordo, comunque in un laboratorio, e quindi fanno filare anche questa cosa. E appunto con questo voglio dire che hanno pensato a queste cose, tanto di cappello che finalmente qualcuno lo ha fatto. Inoltre il doppio fulmine che cerca di dare i poteri al Barry del 2013 così come sarebbe dovuto essere e poi li toglie al Barry del presente, finalmente aggiusta anche una cosa che a molti di noi, magari fan della serie CW, non piaceva, ovvero il colore del fulmine. Perché? Perché Barry nella Justice League aveva i fulmini di color azzurro, come il classico fulmine che esiste in natura, ma noi abbiamo sempre associato il fulmine azzurro a uno dei nemici di Flash, a Zoom, gli diamo un significato negativo a quel colore. Finalmente nel nuovo fulmine che colpisce Barry in questa citazione vaghissima a Flashpoint, così come anche il fatto che trovi un Batman più anziano in un'altra linea temporale, è una vaga citazione a Flashpoint ovviamente, però molto molto vaga. E quando viene appunto ricolpito dal fulmine, il suo nuovo fulmine è di colore giallo, esattamente come ce l'ha nei fumetti, e quindi aggiustano anche questa cosa, tant'è che a un certo punto il Barry del presente ha il fulmine giallo e il Barry del 2013 ha il fulmine azzurro, e manco a farlo apposta diventerà poi un personaggio negativo. È stato molto interessante vedere questa versione del Barry del passato che cerca di annullare un evento canonico, continuo a usare termini Marvel, scusate, e non ci riesce, e mano a mano diventa un mix tra Savitar della serie CW, Zoom, qualcosa di molto negativo che all'inizio noi pensavamo fosse solo Ghost Flash, ovvero il fantasma delle linee temporali che viene a picchiare chi ha giocato appunto con la timeline. Quindi, nonostante tutto, per il livello di fan che ho io verso Flash, io ho apprezzato questo film, ma posso capire tantissimo quelle persone che invece sono molto più fan di Flash, sono fan del fumetto, sono fan a tutto tondo del mondo di Flash, e che volevano vedere Flash, volevano vedere un Barry Allen che fosse Barry Allen e non la macchietta che Ezra Miller ci aveva dato già in Justice League, che qua ha dovuto in un certo senso continuare a interpretare, anche se ho visto un po' di maturazione, specie confrontata con la sua versione diciottenne. Capisco come un non fan totale di Flash, che quindi che non conosce nemmeno la serie CW, non abbia nemmeno colto quelle, chiamiamole, citazioni, e che abbia visto un film che è davvero una bella mescolanza, un bel minestrone di citazioni e di camei che non possono assolutamente averlo soddisfatto. E quindi capisco che io sono esattamente nella fascia di pubblico in mezzo, una fascia di pubblico molto piccola, che può godere di questo film, nonostante sì, non è il film di Flash
che ci saremmo meritati, non come primo film. Questo è tutto quello che mi è venuto da dire, quantomeno di più importante su questo film. Sicuramente ci sarebbe da fare un capitolo a parte anche sul Batman di Michael Keaton, che ho adorato ovviamente da ragazzo degli anni 80 e 90, non posso che aver adorato, aver rivisto quel Batman dell'85, però volevo parlare di Flash. Parlerò sicuramente di Flash anche in un'altra live, sempre con gli ospiti dell'altra volta, che sono tutti molto fan del Velocista Scarlatto. Quando ci sarà la live non ve lo so ancora dire nel momento in cui sto girando, ma tenete controllata la descrizione del video e tenete controllato il primo dei commenti che pinnerò in alto, dove metterò il link per la live. Grazie ancora per avermi seguito fino a qui, io come sempre col linkino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.